Benvenuti a tutti da Punto Steam Punto a questo nuovo video. Oggi video agile agile su come completare il traguardo zoologo fino al livello X, più delle utili, diciamo, considerazioni sull'HC e su come potreste guadagnarvi anche qualche soldino. Allora, per chi non sapesse di che traguardo stessi parlando, è uno di quelli che si trova nella sezione cuccioli e aumenta con l'aumentare dei cuccioli in vostro possesso. Starete dunque pensando: grazie al cazzo, Steam, ci dici delle cose ovvie! Vero, ma ora è il momento di venire a delle considerazioni importanti. Il livello X consta di 75 cuccioli posseduti. Normalmente i cuccioli meno costosi sono rana o ragno, al costo di 15 crediti cada uno. 15 per 75 fa 1125 crediti, una bella spesuccia valutando che fino a neanche troppo tempo fa questo traguardo si poteva fare gratuitamente, comprando gatti con Duckets. Ora però purtroppo non è più fattibile. Penso è in questi giorni in catalogo la sezione coniglio e viene rimessa ogni Pasqua, quindi non disperate. Se cliccate su coniglio frenetico, ossia quello rosa, noterete che esso costa solo 5 crediti. Quindi ovviamente questo è il mio consiglio. Approfittatene ora, spendereste un massimo di 375 crediti, risparmiandone ben 750 rispetto a un qualsiasi altro periodo dell'anno. Se poi siete HC con la restituzione risparmierete altri 40 crediti, senza contare inoltre che se trovate un amico che vuole fare lo stesso traguardo, potreste persino approfittarne per inviarveli come regalo, livellandovi così anche il traguardo dei regali inviati e ricevuti. Attenzione però, questa spesa la sconsiglio o vi invito a moderarla nel caso siete interessati a fare anche altri traguardi cuccioli, quali che so, cuccioli incrociati. Già solo cercando di completare quei 5 distintivi, che comunque avranno appunto un costo di almeno 2500 crediti, arrivereste ad avere talmente tanti cuccioli che poi vi domandereste: ma chi me l'ha fatto fare di spendere anche quei quattrini per 75 cuccioli se poi tanto li avrei comunque ottenuti grazie alle scatole in crocio? Oppure, che so, nel caso vogliate farvi il traguardo degli Obba Wobba, le precauni e gnomi, in questo caso valutate che vi servirebbero 2 Obba, 2 gnomi e 19 le precauni, quindi scalateli dai conigli nel caso. Se vi perdete i conigli, se non erro, ci sarà a breve anche il piccione bianco, che di norma torna per Pasqua. Avrà, diciamo, il medesimo costo di 5 crediti. Guardate, peraltro, il caso che arrivi un uccello bianco per Pasqua, la Madonna era vergine. Ma vabbè, infine mi domando una cosa. Ogni giorno sono perseguitato da dei cancri al culo che mi chiedono crediti, regali, eccetera. Ma quando propongo loro qualcosa per guadagnarsi qualche spicciolo non ne hanno voglia? Sfaticati del cazzo! Malfidati e handicappati che non siete altro. Per quanto riguarda qualcuno qua invece interessato a farsi qualche credito o a risparmiarlo, che ricordo peraltro un credito risparmiato è un credito guadagnato, zio Paperone Triggered, che spesso mi servono ad esempio in quantità dei forni a Duckets più crediti. E dato che quelli che farmo io non sono sufficienti per le spese rapide che sto effettuando nella costruzione del nuovo labirinto Wired, peraltro praticamente ultimato, si vincono 200 crediti, ci sono 3 fast pass, il gold a vita, costa 50 crediti, il mensile a 20 crediti, il settimanale a 10 e che ovviamente partono anche da livelli diversi. Ma non perdiamoci nel discorso, se siete HC e avete 2550 o più Ducats e almeno 17 crediti o un raretto che valga sui 25, insomma, potete contattarmi per guadagnare qualche credito. Come? Io vi faccio comprare in quantità un particolare tipo di furno, tipo che so, innesco utente sale sul Furni, che come vedete costa di norma un credito e 150 ducats. Comprandone 24 viene a costare 17 crediti e 2550 ducats. Voi ne comprate 24, io vi passo i crediti che avete speso. È perfetto così. Se state pensando: e dove sta il guadagno, Steam? Vuol dire che o siete scemi o a matematica avevate come insegnante un mongo spastico. Il guadagno sarà nella restituzione HC ogni 15 del mese, quindi un 10% della spesa mensile. Quindi sono già 2 crediti gratis come minimo, i Ducats si ricaricano, quindi. Noi ridiamo e scherziamo, ragazzi, ma la gente ancora non ha capito quanto convenga questo nuovo HC lamentandosene. Giusto per farvi capire, come vedete, giorno di paga, 72 ore, otterrai 656 crediti, ma vi rendete conto? Cioè, cliccando su situazione capiremo meglio il motivo. 6251 crediti spesi, già in questo mese ho buttato sti crediti in catalogo, non chiedetemi come, o in cosa, perché manco io lo so. Cioè, o meglio, lo so, in Wired, come al solito, e altre spese varie per il labirinto, perché io lo creo con forni veri, miei, mica col Builders Club, come qualcuno che tiene la fame, Gabriele Arire. Comunque,
più 30 crediti per bonus serie, cioè vi rendete conto? Oramai con la storia di pacchi HC e BC in affare, comprandone vari, peraltro che tutti pensavano fosse essere qualcosa di limitato e ci hanno investito sopra un patrimonio, Dark Paolo 95, io compreso, ma solo per un uso personale io, eh? Anche se con 24 pacchi mi fermasse un poliziotto mi sbatterebbe in galera, però va bene. Ma insomma, 6 mesi a 185 crediti e 185 diamanti, ragazzi, togliendo i diamanti significa 30 crediti al mese, cioè esattamente quanto mi restituisce il mese di HC, insomma, cioè io l'HC lo pago solo diamanti e ci guadagno uno stonfo in restituzione, cioè buono, no? Valutate poi che se comprate 120 crediti d'abbo ricevete ben 240 diamanti, senza contare che se lo fate durante i crediti doppi avrete dunque dei diamanti triplici, cioè, insomma ragazzi conviene fare così e farsi HC, ma per guadagnare 30 crediti al mese ragazzi ricordatevi che dovete avere una serie HC continuativa da un anno. Quindi non staccatelo mai, mi raccomando, nemmeno se Topolino vi consiglia stacca stacca. Un altro modo che vi propongo per guadagnarvi dei soldini inoltre è quello di aiutarmi nell'avere nuove stanze. So che siete dei poveri come la merda, il fatto che esista un numero limitato di stanze costruibili non vi sfiora manco col pensiero, ma è così. 50 per i non HC, 100 per gli HC, ma esiste un modo per arginare il problema, gli affari stanza. Comprandoli posso avere una nuova stanza per ogni affare e dato che me ne servono per il labirinto, io però non posso spendere 99 o 199 crediti per ogni stanza. Comunque io confido appunto nel vostro buon cuore, nonché nel cervello qualora appunto voleste guadagnarci. A chiunque mi aiuterà darò dei crediti per il favore, niente di esagerato, ma sempre dei crediti gratis. Come fare? Se siete HC, mi mandate l'affare stanza per regalo, io vi restituisco tutti i furni in esso contenuti, più un extra. Se non siete HC mi passate i crediti scambio o mercatino, insomma, io acquisterò l'affare, vi restituirò i furni e col fatto che io sono HC risparmiereste pure 10 o 20 crediti in base a quanto costa l'affare stanza. Se lo volete prendere per euro dallo shop mi mandate il codice, io lo uso, prendo l'affare, vi do i furni e i crediti. Insomma, sono tre soluzioni che vi fanno guadagnare, in alcune vi fate pure il traguardo dei regali inviati, comunque sì, ovviamente tutte e tre si basano sulla fiducia in me, ma valutando quanto ho... Vi truffo per una miseriata come questa? Sono stato onesto per 50k a poker. Comunque, se siete interessati mi contattate su Telegram, @stinabbo, o su Instagram a stin.abbo, nel quale appunto vi consiglio di seguirmi, perché appunto nelle storie metterò cose come questa, se c'è una qualche occasione che vi potrebbe permettere di guadagnare dei crediti, così la potreste cogliere al volo, anche se cerco dei furni, avviso lì. Quindi parecchi venditori, secondo me, se avete dei depositi, vendete dei furni, seguitemi. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate i loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.